La crisi però, bisogna dire, non ha risparmiato nemmeno il mercato immobiliare, ha creato notevoli difficoltà a molte persone. Oggi ne parliamo con Giulio Bino, consigliere nazionale del notariato. Buongiorno, da Faenza c'è Giambattista Baccarini, presidente della Federazione Agenti Immobiliari. Baccarini, subirà un contraccolpo il valore dei nostri beni immobiliari? Le nostre case rischieranno di valere meno man mano che si va più avanti? Ma noi crediamo che non sia fisiologico e automatico questo calo, diciamo, dei valori di mercato, sia perché nessuno di noi vuole svendere la propria proprietà immobiliare, ma anche e soprattutto perché dal report che abbiamo presentato con il nostro centro studi nazionale FIAB un mese fa abbiamo registrato che nel 2019 c'è stato comunque un meno 2,7% di calo di valore medio su scala nazionale rispetto al 2018, quindi venivamo già da una situazione non tanto rosea. In più c'è un rafforzamento, secondo noi, invece, della propensione all'investimento immobiliare, che sarà dettato sia dall'incertezza dei mercati finanziari, che hanno dimostrato anche in questa occasione tutti i propri limiti, e anche e soprattutto perché tutti noi abbiamo, come dire, rafforzato, stando al sicuro nelle nostre case, la consapevolezza del valore e dell'importanza della nostra abitazione, che la vediamo sempre più come un luogo di approdo sicuro per noi e per la nostra famiglia. Baccarini, negli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha goduto anche del sostegno della domanda turistica. L'assenza di turisti stranieri che compra, quanto pesa sul vostro settore? Ma io credo che l'assenza di turisti stranieri sarà bilanciata dalla presenza dei turisti italiani che non vanno all'estero e quindi andranno, diciamo così, nei luoghi di villeggiatura, negli appartamenti, nelle case vacanza, insomma, daranno spinta al turismo interno. E credo che sarà fondamentale e vitale proprio il settore delle locazioni turistiche, delle locazioni brevi, i cosiddetti affitti turistici, proprio perché garantiscono meno assembramenti e quindi il maggior rispetto di quelle che sono tutte le accortezze che oggi sappiamo essere fondamentali, quindi per evitare il contagio del Covid, e quindi credo che il governo debba fare una particolare attenzione alle locazioni turistiche, mentre oggi, faccio un esempio, il bonus vacanze fino a 500 euro non riguarda la locazione turistica, oppure l'esenzione dell'IMU, del primo acconto IMU, non riguarda appunto questo segmento, che invece è vitale per rilanciare e salvaguardare questo settore che è fondamentale per l'economia del nostro paese.